L'edilizia è uno dei settori più importanti per l'economia del nostro paese, ma al tempo stesso è uno dei meno digitalizzati e con margini di profitto molto bassi. Per un'impresa di costruzioni, le forniture di materiali e servizi rappresentano la voce di spesa più alta in un progetto edile e incidono per ben il 60% sul costo complessivo. Edilgo facilita la vendita e l'acquisto online di materiali e servizi, permettendo di ridurre i costi e i tempi di realizzazione di un progetto. Edilgo consente alle imprese di costruzioni e ai fornitori di ampliare la loro rete di contatti a tutto il territorio italiano, migliorando i profitti. Come funziona? Carica il tuo computo tecnico o crealo direttamente sulla piattaforma. Grazie all'intelligenza artificiale, Edilgo riconoscerà il contenuto del computo e creerà automaticamente delle richieste d'offerta suddivise per categoria merceologica. Imposta i parametri di invio della richiesta come distanza dal cantiere, fatturato o certificazioni, così che solo i fornitori più adatti risponderanno alla tua richiesta. Ricevute tutte le offerte, potrai confrontarle da un'unica interfaccia intuitiva, scegliendo quella più adatta alle tue esigenze. Riduci i rischi, massimizza i guadagni. Prova Edilgo gratuitamente. Edilgo, l'intelligenza che muove l'edilizia. Buonasera. Sembra ormai abbandonato al proprio destino il cimitero monumentale San Prospero, luogo storico a pochi passi da Piazza Garibaldi. Entrando nel cimitero pare evidente la situazione di degrado, calcinacci cadute dalle volte del portico, lapidi rotte e una pavimentazione disestata. Preoccupano poi le condizioni della chiesa che si trova all'interno del cimitero e in particolare del tetto. Nei giorni scorsi, lungo via San Prospero, sono state posizionate delle transenne sul marciapiede per evitare che i pedoni passino nelle vicinanze del tetto della chiesa. Una situazione di degrado che si è venuta a creare a causa della mancanza di interventi di restauro. 5 mezzi della Croce Rossa di Sassuolo e 4 dell'EMA di Casalgrande sono stati igienizzati con una nuova sostanza antivirale e antibatterica sviluppata dall'azienda chimica e biomedicale Nanoprom. Per quanto riguarda i mezzi sassolesi, Nanoprom ha finanziato il trattamento in 4 ambulanze, mentre una è stata finanziata da Erio Luigi Munari, titolare della Zinco Cider SRL, il nostro servizio. Abbiamo fatto questa operazione con il nostro nuovo protettivo BVStop, certificato al Tecnopolo di Mirandola e dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ed è un antivirale e antibatterico permanente. E cosa vuol dire? Vuol dire che questo prodotto, una volta applicato sulle superfici a livello antibatterico per i batteri che sono stati testati, abbatte del 99,99% a 24 ore e del 98,80% a 2 ore dal contatto con i batteri. Quello che riguarda la famiglia dei coronavirus, siamo al 98% a 2 ore di contatto. Questo è un coating che è stato testato fino a 300 cicli di pulizia e ha la capacità di abbattere appunto la famiglia dei virus, dei coronavirus. Il risultato è stato che dopo 24 ore da un rendimento del 99,99% è passato un rendimento del 99,87%. Però a noi piace dire che dura al massimo 5 anni, perché abbiamo calcolato che una superficie viene pulita in modo approfondito una volta ogni 5 anni. È chiaro che su un'ambulanza sarà una durata di un anno, ecco, perché le pulizie sono molto più intense, comunque è già una protezione attiva. Ecco, una cosa importante: qui non parliamo di evitare l'igienizzazione o la sanificazione, assolutamente no, parliamo di dare un aiuto concreto sulle superfici mantenendo sempre gli stessi cicli
di igienizzazione che sono da protocollo. Qui siamo solo un aiuto, noi vogliamo solo dare un aiuto e infatti per aiuto abbiamo sponsorizzato come aziende tutte le ambulanze di Sassuolo e abbiamo lanciato il progetto Adotta un'ambulanza, perché queste, ok, ce le siamo sobbarcate noi con piacere e con grande onore, però adesso stiamo contattando le aziende di modo che ogni azienda possa adottare un'ambulanza e sponsorizzare un trattamento protettivo, un'ambulanza come un autobus, come una scuola, come un luogo pubblico, a secondo del buon cuore degli imprenditori. Per quello che riguarda il mondo ceramico, quello che è composto da biossido e titanio è un materiale che lavora benissimo. Anche noi abbiamo del biossido e titanio in piccola parte dentro il nostro materiale. Lo abbiamo per aumentare il rendimento del nostro protettore, del nostro coating in presenza di luce, ma riteniamo che questo sia un rendimento sì importante, ma solo se abbiamo luce. Noi qui abbiamo fatto una miscelazione che è costata un anno intero di lavoro con professionisti molto importanti, dove abbiamo inserito degli additivi che permettono di abbattere batteri al 99,99% e rendere inerti virus fino al 98,80% sia in presenza di luce che al buio, sia con umido che con secco, sia con caldo che con freddo. E attualmente, a seconda delle nostre conoscenze, di quello che conosciamo noi nel panorama mondiale, questo ci dà un'unicità di rendimento, perché attualmente, da quello che è a nostra conoscenza, nessun materiale ha la capacità di lavorare H24. È un materiale che è stato anche certificato e testato, non è citotossico, può andare a contatto con la pelle, lavora soltanto per rendere inerte i virus o per non far proliferare i batteri sulla superficie. L'intervista completa andrà in onda in una nuova puntata di Sassuolo Salute giovedì 18 marzo su Teletricolore. Possibili disagi in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato per lunedì. Per quanto riguarda il settore sanitario, l'ASL e l'azienda ospedaliera universitaria di Modena fanno sapere attraverso una nota che lo sciopero è articolato dall'inizio del primo turno di lunedì alla fine dell'ultimo turno dello stesso giorno. Le attività programmabili potranno subire dei ritardi a causa dell'adesione allo sciopero, mentre i servizi minimi essenziali e quelli urgenti saranno sempre garantiti. Ed ora passiamo allo sport. Pareggio spettacolare ieri al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli. I neroverdi, dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio 2-1, grazie all'autorete di Maximovic e al rigore di Berardi, nella ripresa si sono fatti riprendere e poi sorpassare dalla squadra di Gattuso, che al 90° ha messo a segno il gol del 3-2 con un calcio di rigore di Insigne. I neroverdi però, a tempo ormai scaduto, al 95° hanno strappato il pareggio con un altro rigore, questa volta trasformato da Caputo. Quella di ieri è stata una gara speciale per Mister De Zerbi, che è arrivato al traguardo di 100 panchine in Serie A con il Sassuolo. Nel pre-partita il tecnico neroverde è stato premiato dal presidente Carlo Rossi e dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, che gli hanno consegnato un trofeo e una maglietta celebrativa. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento domani, buona serata.